Oggi inauguriamo la stagione delle insalate di pasta e riso. Facciamo l'insalata di pasta all'italiana, la più semplice, ma secondo me anche la più buona. Iniziamo! E allora, per prima cosa dobbiamo tagliare a pezzettini piuttosto piccoli, cubettini, diciamo, la mozzarella di bufala. Non c'è bisogno di utilizzare quella del giorno prima se la fate sgocciolare bene, anche perché io molto spesso la preparo la sera prima per il giorno dopo, per cui è meglio utilizzare una mozzarella di bufala fresca. Ora tagliamo a 4 o 8 parti, dipende un po' dai gusti, i pomodorini, e chiaramente dipende anche un po' dalla grandezza dei pomodorini. Io vi consiglierei di farli comunque ad 8. Una volta tagliati tutti i pomodorini, li mettiamo in un contenitore capiente. Poi mettiamo un po' di sale, aggiungiamo dell'abbondante olio extravergine di oliva, poi mettiamo un paio di spicchietti d'aglio tagliati a metà, delle foglie di basilico, mescoliamo e teniamo da parte. Ora, visto che l'acqua bolle, la saliamo un po' e mettiamo a cuocere la pasta. Io faccio le mezze penne, così questa qua poi la mangerò col cucchiaio. Nel frattempo snoccioliamo e tagliamo a pezzetti le olive verdi. Vi dico subito che spesso ho pensato di farla con le olive nere, ma secondo me le olive nere che io adoro, soprattutto quelle di Gaeta, secondo me poi quelle lì coprirebbero troppo il sapore degli altri ingredienti, quindi ritengo che siano più delicate le verdi. Bene, prima di andare a scolare la pasta vi faccio vedere un attimo quanto si era rilasciato la mozzarella, quindi non saltate questa operazione. Ed ora, scolata la pasta calda calda, la mettiamo nel contenitore, mescoliamo bene bene. Ovviamente la pasta vi consiglio di toglierla circa 30 secondi prima della fine della cottura, se la preferite molto al dente anche un minuto prima. Dicevo, mescoliamo bene 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 e la facciamo raffreddare per almeno una ventina di minuti. Ok, passati 20 minuti, mettiamo le olive, aggiungiamo la mozzarella, spezzettiamo un altro po' di basilico, fatelo con le mani per non farlo ossidare, se lo fate col coltello si ossida e quindi si fa nero. Un altro giro d'olio. Ora diamo una bella mescolata. Ok. E a questo punto copriamo. La si potrebbe mangiare anche subito, oppure sarebbe meglio però metterla in frigorifero per qualche ora in maniera tale da farla insaporire bene. Ed eccola qui. Guardate che bellezza. Assaggio con voi. Qui non c'è paura che mi scotti. Mamma mia, che bontà e soprattutto che profumo. Fate questa ricetta e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qua sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un gran bel like, condividetelo. Se siete su YouTube, cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io vi saluto e vi auguro buon appetito.